Buongiorno, intanto e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è lunedì, come avete visto, ho accompagnato Manuel a fare la seconda dose del vaccino e adesso è arrivato questo pacco che, come vi anticipavo nel video del compleanno di Sabrina, sarebbero arrivate delle sorprese anche oggi e sono arrivate. Quindi adesso vediamo Sabrina che apre. Allora, due regali che ci sono qui dentro sono di Sabrina, mentre uno è per Giada. Posso aprire gli occhi? Vai! Secondo me. Questo qua è mio! Questo è mio! Questo è mio! No! No, il tuo è quello là giallo. No, è quello giallo. Quella rosa di... com'era? Ah, era al contrario, scusa. Io rosa? Non sono badadine. Sabri, però non è... Giada, non gridare, c'è Pia che è impazzita. Hai anche una tovaglietta di me contro te. Possiamo guardare cosa c'è qui dentro? Allora, questo è il Play-Doh Kitchen. Ma non qui, lì. Ah, lì dentro? Sì. Apriamo quindi. Prima di tutto c'è questa borraccia. Wow! C'è questa cosa qua la che tovaglietta. In pratica serve. Non aprirla. Okay, la tovaglietta, c'è questa cosa qua che in pratica la tovaglietta, serve. Tovaglietta, poi c'è. No, sono rimasto poi c'è questa qui. Non vedo. Ah, il bicchiere con la cannuccia. Basta. E calma, a me contro te, sì. E poi il bicchiere. Anche Giada. No, non è tuo. Ha lo stesso completo, però rosa. Invece per Sabri è giallo. Quando Pia dorme, perché sennò poi tocca al freddo oppure lo può toccare. No. Non lo porto, c'è scritto 3 più. Ma Pia di pomeriggio non dorme mai, quindi non lo usi mai. Cosa c'è? Cosa c'è dentro? Wow! Va bene, adesso li lascio che scoprano cosa c'è dentro. Poi quando giocheremo col Play-Doh vi farò vedere. Allora, ho passato lo stucco lì e là e niente, adesso aspettiamo che asciuga, domani rasiamo e poi iniziamo di nuovo a dare il bianco. Qui ho parlato con il signore che è venuto a farci i lavori perché volevo darvi questo aggiornamento. Sabato è venuto il signore, un signore che abbiamo chiamato, l'abbiamo chiamato venerdì, sabato è venuto subito, è andato a ripararci il problema che c'era sul tetto di questa infiltrazione. In pratica c'erano delle tegole spostate e anche il cappellino del camino spostato, ha rimesso a posto tutto e ci ha pulito anche la grondaia, questa che è davanti a casa. E quindi adesso mi ha detto cosa, mi ha detto di appunto di andare a raschiare in modo da levare la macchia e poi di mettere della cementite che domani, se riesco, la compro, altrimenti vedrò un attimino poi. Tanto per adesso comunque c'è da fare quella parete lì, questa parete qui, quella che divide la camera delle ragazze dai ragazzi, il dietro, e poi bisogna iniziare a fare la cornice della porta. Quindi di lavoro ce n'è parecchio, insomma. Perciò
Ecco, stiamo riprendendola. Poi dovrò vedere come fare la su in cima, perché quello lì era il colore che c'era. Tieni un attimo questo, che avevamo dato noi, che qualcuno mi ha chiesto perché non fai le camere colorate. Un tempo queste camere erano colorate, quello lì era il colore che avevamo scelto noi per questa camera, ma e poi mi sono convertita al bianco perché se ci fosse da fare un ritocco è bianco e fai veloce, invece così è un casino. Comunque, adesso vado giù così, cioè andiamo giù così andiamo a preparare da mangiare e basta. E niente, se riesco vi faccio vedere cosa, ma non faccio niente di che, quindi vi faccio vedere cosa mangiamo, ma non è nulla di che, insomma. Buongiorno, eccoci qui, oggi è martedì. Dovevamo uscire con Sara e invece purtroppo piove, quindi abbiamo dovuto cambiare un po' i nostri programmi, però ci vedremo lo stesso, che non so quanti mesi sono che non ci vediamo. Adesso scendiamo che devo andare a comprare della frutta e della verdura, cioè più che altro della verdura devo andare a comprare. E andiamo appunto al mercato, non so in realtà se ci sono i banchetti, perché appunto piovigina e è un casino arrivare lì a piedi. Adesso vediamo un attimino, andiamo a vedere e poi devo portare Pia a fare il vaccino, dopodiché andremo alla sala. E dovevamo appunto uscire, ma piove e quindi niente. Infatti ieri ho steso la roba e si è lavata di nuovo tutta quanta. Molto bene. Quindi noi adesso andiamo e ci aggiorniamo poi dopo, man mano che facciamo le cose. Oh. Prendiamo il carretto, va. Buone le patatine, Pia. Andiamo. Qui ci sono i nostri acquisti. Abbiamo preso. Sì, meno uno. Abbiamo preso un po' di verdura, poi abbiamo trovato in offerta delle cose. Abbiamo preso di nuovo il pesto al radicchio. E poi questo. Perché devi schiacciarlo? Ah. E poi questa bevanda della Nescafè, che è anche senza glutine. E basta, poi sostanzialmente non c'è nient'altro di interessante. Adesso. Ah, e poi abbiamo trovato anche le fette al latte, così le bambine possono fare colazione. Adesso andiamo a mettere tutti in macchina e poi andiamo al centro vaccinale, così Pia fa il vaccino. Via. Vieni. Allora, rieccoci in macchina. Pia ha fatto il vaccino. Non gli ho fatto niente in pratica, all'inizio pianto, però poi ha giocato con noi. E niente, adesso quindi andiamo da Sara. E ha di nuovo un appuntamento l'8 di novembre per fare un altro E vaccino. poi il 10 di febbraio. No, il 7. E poi il 7 di febbraio. Me lo sono già segnato nel calendario del telefono, così almeno sono sicura che non me lo dimentico. Non so come fare per uscire da qui. Mi sono messa in un bel casotto. Ah no, faccio così. Ragazzi, poi vi devo far vedere una cosa quando siamo a casa. Cosa devi Taglio. fare? Ah. Ieri stavo prendendo l'acqua, mi sono tagliata la mano. Aia, mi fa male. No, tu no. Ah sì, Pia dice che gli fa tanto male la gamba dove gli hanno Ah beh sì, dove ti hanno fatto il vaccino? Sì, Oh, infatti mi non toccare, non toccare. volevo guardare, poi lei mi ha detto no, ho fatto un buco. Ah
ricominciato anche a piovere. Bene. E bom, e quindi adesso ci dirigiamo verso Sara. Ciao. Siamo tornati a casa, ho già messo giù pranzo, su pranzo, adesso vi faccio vedere quello che ho preparato. Quando siamo proprio arrivati è arrivato anche il pacco di Food Spring, lo apriamo assieme dopo pranzo, vi faccio vedere cosa c'è dentro, ma adesso vi faccio vedere. Lì c'è la pasta di Gabriele, la mia, che sto mangiando quella senza glutine, per vedere se mi si sgonfia un po' la pancia, perché con quella normale mi si gonfia tantissimo. Qui c'è la pasta per gli altri bambini e qui c'è, per chi lo vuole, un sughetto fatto con quei funghi trifolati che ho preso al Galassia e un pacchetto di panna che avevo in frigo. Io la condirò così, invece chi non vuole questo sughetto di funghi la mangerà con olio e formaggio. Basta, quindi adesso noi ci mettiamo a mangiare e poi ci aggiorniamo dopo, così vi faccio vedere quello che ho preso da Food Spring. Per merenda vado a mangiare, tutti in realtà mangiamo, questo yogurt intero al pistacchio della Yomo. E ho visto che hanno cambiato i vasetti e sono in carta e non più in plastica, quindi direi ottimissimo. E assaggiamo, vediamo se questo qui sta di pistacchio, perché come diceva nel video di oggi Lucrezia, sì, hanno preso degli yogurt al pistacchio ma che non sapevano di pistacchio. Vediamo se questi qua lo sanno. No, basta, non ne voglio nemmeno più una. E io gliene ne voglio fare. Allora, siamo a dopo cena. Adesso io gioco un po' insieme a Sabrina, Giada, così a Crash Bandicoot. E la roba che è arrivata da Food Spring ve la faccio vedere nel prossimo vlog. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!